L'iniziativa giudiziaria di Berlusconi nei confronti di Repubblica non solo è una anomalia nei sistemi democratici, con questo attacco diretto del responsabile massimo di governo a un organo di informazione che cerca di fare trasparenza sui suoi comportamenti che sono stati variamente messi in evidenza in maniera negativa sia da singoli soggetti, a cominciare da sua moglie, sia da tutta la stampa internazionale. Ma rischia di far diventare l'Italia un'eccezione nel sistema democratico internazionale, proprio perché questa vicenda appare la sintesi di una politica che Berlusconi e i suoi governi hanno perseguito in questi anni. Il sistematico azzeramento di ogni forma di controllo, l'attacco alla magistratura e al Parlamento, oggi quello diretto a uno specifico giornale. È dunque un problema che riguarda la democrazia perché in un sistema nel quale le fonti di informazione più seguite, sappiamo da una ricerca Censis che quasi il 70% degli italiani si informa sui telegiornali, altera completamente le regole del gioco democratico. Dottor Rodotà, lei ritiene che la querela di Berlusconi a Repubblica possa essere una dimostrazione che il Presidente del Consiglio voglia un'informazione addomesticata? Ma certo che è così, abbiamo avuto teorizzazioni molto pesanti su ciò che dovrebbe essere informazione. Abbiamo avuto deformazioni su quello che è il rapporto tra vita privata e vita pubblica, dal momento che le domande che sono state rivolte a Berlusconi non sono determinate da una voglia di guardare dal buco della serratura, da una propensione al pettegolezzo, ma da un sacrosanto principio che vale nelle democrazie, cioè che le figure pubbliche hanno, come si dice, una più ridotta aspettativa di privacy perché il loro comportamenti che possono variamente poi influenzare le loro scelte politiche, comunque possono essere rilevanti per valutare la coerenza dell'uomo politico. Se ritiene che quelle sono delle domande puramente retoriche che suggeriscono già la risposta, come detto nella sua iniziativa giudiziaria, dia la sua risposta, che ancora non è venuta. In democrazia si fa così. Io vorrei che gli ascoltatori, coloro i quali seguono queste mie parole, ricordassero che la vicenda non è nata per l'aggressione di Repubblica, è nata da una lettera molto dettagliata e molto inquietante della moglie del Presidente del Consiglio che metteva addirittura in dubbio il suo equilibrio personale, invitando i suoi amici a sostenerlo e, come dire, a riportarlo sulla retta via. Le risposte date dal Presidente del Consiglio hanno sempre, sottolineo, messo in evidenza degli scostamenti dalla realtà, diciamo delle menzogne, perché una serie di risposte sono state smentite dai fatti. E in più ci sono i silenzi. Se fosse venuta da lui una precisazione netta, specifica, la questione si sarebbe chiusa da molto tempo. Noi dobbiamo ricordare che i suoi comportamenti sono quelli che poi hanno dato origine a tutto questo che lui chiama sciarpame.